Non c'è niente di più triste del funerale di un bambino. Cristina Capocitti non ha ancora 7 anni quando viene uccisa. Alle 6 del mattino del 24 agosto del 1990, dopo una notte affannata di ricerche, sono i cani poliziotto che la trovano nella boscaglia, dentro una siepe di rovi a poche centinaia di metri dall'abitazione di famiglia a Case Castella, che è una frazione di Balsorano. La piccola Biancaneve aveva addosso solo la sua magliettina bianca e i calzini bianchi. I suoi pantaloncini rossi erano stati scaraventati sulla siepe. A poca distanza dal suo corpicino, fra i cespugli, erano chiuse le sue scarpette bianche da ginnastica. Sul terreno, fra la siepe e un muretto di pietre, c'è una grossa pietra acuminata e macchiata di sangue. E a pochi metri ci sono gli slip di Cristina. Il sangue su quei piccoli slip racconta di una violenza tentata dal bruto che l'ha uccisa. In paese la chiamavano Biancaneve perché era gaia e tenera come la fiaba, che le ha tolto la vita, ma come indicato dall'autopsia non è riuscita a violarle l'innocenza, per 6-7 minuti l'ha soffocata, lasciando l'impronta quasi figurata della mano destra sul piccolo collo, mentre con la sinistra, premuta sulla bocca, le spegneva l'urlo e le parole per dirlo. Balsorano è colpita al cuore. La coscienza della piccola comunità rifiuta l'idea che a uccidere la piccola Biancaneve sia persona del luogo. Si cerca il bruto altrove, un assassino che venga da lontano. Però, anche se le indagini si muovono a ampio raggio, gli inquirenti sono portati a circoscriverle a Case Castella, massimamente perché la piccola Cristina, sulla base di quanto subito affermato dai genitori, non si sarebbe allontanata mai con persona sconosciuta. Case Castelle è una frazione di Balsorano, arroccata sui monti della Valle Roveto, al confine fra Lazio e Abruzzo. È una manciata di case attraversate da una scalinata che divide il paese, ma non separa affettivamente le 20 famiglie che lì vivono e lavorano. Famiglie che sono quasi tutte imparentate fra loro. A Case Castelle sono 2 o 3 i cognomi che figurano sull'uscio delle abitazioni. Nella quiete antica del luogo, la tragedia si abbatte come una catastrofe naturale. Chi ha ucciso Cristina? E che cosa ha fatto la piccola Biancaneve quella sera, prima di scomparire? Un fatto è certo, perché sono i genitori a dirlo. Cristina esce di casa intorno alle 20:20, afferrano yogurt dal frigorifero e alla mamma e al papà ripete 2 volte, non ci chiamate, so io quando devo tornare. Ecco, ma perché Cristina dice non ci chiamate? Chi doveva incontrare quella sera Cristina? E chi è l'ultima persona che l'ha vista? I carabinieri e la polizia, coordinati dal pubblico ministero Mario Pinelli della procura di Avezzano, convocano, ascoltano, interrogano tutti gli abitanti del paese. Sul tavolo degli inquirenti ci sono già i risultati dell'autopsia. Cristina è stata uccisa fra le 20:30 e le 20:45. Ecco, facendo riferimento a questo dato, l'ultima persona che dovrebbe avere vista Cristina è un suo cugino. Si chiama Mauro Perruzza, ha 13 anni ed è il figlio della sorella del papà di Cristina. Naturalmente gli inquirenti interrogano subito Mauro Perruzza e Mauro dichiara di aver visto quella sera la cuginetta, l'aveva vista nel tardo pomeriggio, le aveva aggiustato la bicicletta, poi lui e Cristina erano stati insieme nella piazza del paese fino alle 21. Però a quell'ora Mauro aveva raccontato agli inquirenti, lui è ritornato a casa e Cristina
si era diretta verso la casa dell'amichetta Sara. A quel punto l'attenzione degli inquirenti si concentra su Mauro, anzitutto perché, come abbiamo visto, l'orario della morte di Cristina era stato fissato dall'autopsia in un arco di tempo che andava fra le 20:30 e le 20:45, ma soprattutto perché gli inquirenti immediatamente realizzano che Mauro ha mentito. La bugia era che l'amichetta Sara, dalla quale a detta di Mauro alle 21 Cristina si era diretta quella sera, non era a Balzorano e, come diranno i genitori, Cristina ne era al corrente. A quel punto l'ombra del sospetto si addensa su Mauro Peruzza, anche se gli inquirenti continuano poi nel loro capillare lavoro di ricerca sul territorio senza trascurare alcuna pista possibile. Ma a distanza di 3 giorni dal delitto c'è un primo colpo di scena. E tutto accade in una notte, in quella notte tra il 26 e il 27 agosto, che in questa tragedia familiare e umana sarà ricordata come la notte dei misteri. Cosa accade quella notte? Mauro Peruzza, che era stato nuovamente convocato nella caserma dei carabinieri come testimone, alle 22:40 davanti al pubblico ministero improvvisamente confessa: Cristina l'ho uccisa io. Mauro Peruzza racconta che intorno alle 20:30 Cristina lo aveva invitato ad andare nel boschetto perché gli voleva mostrare degli animaletti. Arrivati in quella radura, la bimba, dice Mauro, improvvisamente si era tirata giù i pantaloncini e le mutandine e lui per quel gesto l'aveva rimproverata. Allora la bimba, spaventata, si era messa a correre, ma era inciampata nei pantaloncini, era caduta, aveva sbattuto la testa su un sasso, era svenuta. Alla vista del sangue, lui, Mauro, aveva perso ogni controllo, aveva cominciato a stringere il collo e l'aveva uccisa. Mauro Peruzza a quel punto, da testimone, diventa indagato. Mauro però è un minore, ha 13 anni, e viene quindi immediatamente portato a Avezzano per essere interrogato dal pubblico ministero del Tribunale dei Minori. E lì, all'1:25 di notte, Mauro conferma l'autoaccusa, però cambia versione dei fatti e dichiara che non era stata Cristina a invitarlo nel boschetto, ma era stato lui a convincere la bimba a seguirlo, perché, cito da verbale, la mia vera intenzione era quella di possederla, l'ho spinta per adagiarla a terra, ma lei è andata a battere con la testa contro un sasso. Mentre la bambina perdeva sangue, le ho sfilato i calzoni e le mutandine tentando di violentarla. Purtroppo mi sono accorta che Cristina era svenuta e per evitare che potesse raccontare alla madre quanto accaduto, l'ho strangolata. Dopo che la bambina era morta, presi il corpo e lo gettai in un cespuglio per nasconderlo. Ecco, questo dichiara Mauro Peruzza al pubblico ministero. Quindi Mauro, nella stessa notte, a distanza di 3 ore, conferma di aver ucciso Cristina, modificando, come abbiamo visto, la versione dei fatti. E questa è solo la prima delle tante modifiche che nel tempo Mauro apporterà alle dichiarazioni che rilascia per il delitto di Cristina. Al termine dell'iter giudiziario saranno 17 le versioni che Mauro fornisce, 10 delle quali ufficiali. Dunque, all'1:25 del 27 agosto 1990, l'omicidio di Balzorano ha un nome e un volto. Si chiama Mauro Peruzza, ha 13 anni ed è il cugino della piccola Cristina. Abbiamo accertato poco fa, in seguito di confessione, che il responsabile del brutto omicidio è appunto da ricercarsi in un minore. Ho avvisato immediatamente il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e mi accingo a consegnargli appunto gli atti per il prosieguo dell'indagine. Ecco, questa è la dichiarazione che il pubblico ministero Mario Pinelli rilascia al TG3 poco prima di mezzanotte, subito dopo la confessione di Mauro. Gli inquirenti sono convinti di avere risolto il caso, anche perché le affermazioni di Mauro su come è morta Cristina globalmente coincidono con i risultati dell'autopsia, risultati e dettagli che il ragazzo ancora non poteva sapere, dei quali non poteva essere a conoscenza. Ma la notte dei misteri è lunga e ancora densa di colpi di scena. Perché che cosa accade quella notte? Succede che a distanza di mezz'ora, intorno alle 2 del mattino, Mauro cambia ancora una volta versione e questa volta
è una bomba. Mauro dice: non sono io l'assassino, mi sono inventato tutto. A uccidere Cristina è stato mio padre, Michele Perruzza. È in quel momento che nasce il mostro di Balzorano. Angelo De Nicola è il collega che ha seguito il caso e che ha costruito per noi questa inchiesta. Buonasera, buonasera. Angelo De Nicola. Senti, De Nicola, ecco, come Mauro Perruzza, come giustifica con gli inquirenti il fatto di essersi autoaccusato? Dice: l'ho fatto per aiutare mio padre. In particolare dice di essersi deciso a confessare il delitto quando ha visto il genitore portato via da due carabinieri per un interrogatorio, un normale interrogatorio. Case Castello in quel momento era sotto assedio. E dice anche che ha tentato di dire la verità precedentemente alla polizia, ma di non averlo fatto per non danneggiare il genitore. E dice a verbale, dopo aver accusato il padre, che ha tentato almeno un paio di volte di suicidarsi perché voleva molto bene alla sua cuginetta Cristina. Quindi questa è la spiegazione di Mauro, che Mauro dà per il fatto di essersi autoaccusato. Senti De Nicola, il cardine su cui ruota l'intera vicenda è proprio in questa svolta clamorosa, quando cioè Mauro accusa il padre, Michele Perruzza. Ma negli atti degli inquirenti c'è traccia documentale di questa svolta, di questa terribile accusa di Mauro? Abbiamo detto padre? Che sono le 2 del mattino. Mauro è solo negli uffici della Procura della Repubblica di Avezzano. Non c'è né un genitore con lui, come dovrebbe esserci perché è un minore in quel momento, né un avvocato perché dopo aver confessato il delitto è indagato per quel reato. È solo. Gli inquirenti doverosamente registrano questa sua metamorfosi dalla confessione all'accusa al padre. Ebbene, quest'atto non si trova. Quest'audio cassetta, della quale siamo certi dell'esistenza perché è citata negli atti e perché Michele dice a un certo punto in una testimonianza: mi hanno fatto sentire come mi ha accusato mio figlio, e lo stesso Mauro lo cita in una testimonianza, ebbene quest'atto non si trova. Che è successo di un documento così importante? Nemmeno 2 processi sono riusciti a chiarire il giallo, questo giallo nel giallo dell'audiocassetta sparita. In un processo uno dei poliziotti, messo alle strette, incalzato dalle domande dei giudici, ha detto: ci ho registrato sopra, non pensavo fosse importante. Beh, insomma, una cosa gravissima, insomma. Un giallo nel giallo. Un giallo nel giallo, quindi, come dice giustamente Angelo De Nicola, questa misteriosa, gravissima cancellazione, scomparsa di un documento fondamentale per la comprensione dei fatti, cioè per capire come Mauro fosse passato appunto dall'autoaccusa all'accusa al padre, scompare. Comunque sono le 4 del mattino quando, accusato dal figlio Mauro, Michele Perruzza, accompagnato dalla moglie Maria Giuseppa Capocitti, viene prelevato e condotto in procura. Perruzza da subito urla la sua innocenza. Però a aggravare la sua posizione, compromettendolo in modo che si rivelerà irreversibile, c'è un fatto sconvolgente: la testimonianza della moglie di Michele Perruzza. Interrogata la stessa notte dal pubblico ministero, Maria Giuseppa Capocitti conferma sostanzialmente la versione del figlio Mauro. Dichiara che il marito, la sera del delitto, era rientrato a casa intorno alle 21:30 e aveva detto, piangendo: Cristina è morta, Cristina è morta. E le aveva raccontato, cito testualmente da verbale, che poco prima si era accompagnato con la piccola Cristina, portandola in un posto isolato poco distante, e che la bimba era morta. È un colpo fatale che Maria Giuseppa Capocitti assesta sul destino umano e giudiziario del marito, Michele Perruzza. Signore, io e mia moglie siamo un po'... Dopo che è successo tutto questo, siamo litigati. Non è che siamo a linea di divorzi, però io non voglio che lei mi venga a trovare, ecco, tutto qui. Perché Perruzza? Perché mi ha fatto quello, signora, proprio per quello. Vede che il rimorso... Ha fatto quello cosa? Mi spieghi. Mi ha accusato, ecco, mi ha accusato per quelle cose. Lei non l'ha perdonata? Ancora no, signora, ancora no. L'effetto è immediato. Alle 6:30 del mattino, in compagnia della madre, Mauro Perruzza lascia la procura della Repubblica di Avezzano con l'immagine di un piccolo eroe che voleva sacrificare se stesso per salvare suo padre. Ecco, ma questa del piccolo eroe è un'immagine che per Mauro viene disegnata anche dal pubblico ministero Mario Pinelli. Dopo l'accusa di Mauro Perruzza al padre,
Pinelli durante la notte tentò in tutti i modi, ma invano, di fermare sulla stampa la notizia della colpevolezza di Mauro. De Nicola, tu eri lì, cosa diceva? Fermate i giornali, dice un inquirente trafelato che esce dagli uffici della Procura della Repubblica di Avezzano. Il ragazzo ha confessato, ha confessato e ha ritrattato. Quindi il tentativo del pubblico ministero, insomma, di fermare una notizia che non era più quella, ovviamente è vano perché i giornali erano già in stampa. E quindi il mattino seguente, di buon'ora, il magistrato riconvoca i giornalisti per una seconda clamorosa rivelazione. Una soluzione che immaginavamo, che avevamo preso in considerazione, e cioè che il probabile responsabile potesse essere non il minore, ma colui che, con un atto che a noi veramente è sembrato eroico, quel minore voleva difendere. Da quel momento Michele Perruzza è ufficialmente il mostro di Balsorano. Abbiamo stasera con noi la dottoressa Alessandra Caglià. Siamo molto felici di averla perché è una bellissima signora. Oltre a essere direttore tecnico principale del laboratorio di biologia della Polizia Scientifica. Buonasera, dottoressa Caglià. Dottoressa Caglià, in base alla perizia medico-legale, Cristina è stata uccisa mediante un'azione di strozzamento tanto violenta da lasciarle sul collo un'impronta quasi figurata della mano. Questa azione terribile si sarebbe protratta per 6-7 minuti. Qualora l'omicidio si fosse verificato ai giorni nostri, alla luce delle nuove tecniche, si potrebbe risalire alla persona che ha ucciso? Allora, in linea teorica un'aggressione come quella subita dalla piccola Cristina da parte di un aggressore avrebbe potuto lasciare delle impronte. Praticamente poter identificare queste impronte e repertarle per le analisi è molto difficile. Attualmente ci sono degli studi sperimentali, quindi del tutto in via sperimentale, che vanno verso questa direzione, però una procedura valida e standardizzata che permetta un'applicazione utile in ambito giudiziario attualmente non è comunque possibile. Anche ora non si potrebbe. Anche ora, purtroppo. Ecco, però una mano, dottoressa, che a lungo poggia sul corpo, ecco, sulla pelle di una persona, in questo caso purtroppo sul collo della piccola Cristina, probabilmente rilascia umori, sudore. Attraverso questi residui organici voi potreste risalire all'assassino, ecco, avendo logicamente la possibilità di rilevare il DNA dei sospettabili? Noi attualmente al servizio di polizia scientifica abitualmente trattiamo dei reperti dove è possibile rintracciare delle tracce di sudore, quindi delle cellule epiteliali di sfaldamento. Però questi reperti sono dei reperti biologicamente inerti, normalmente come possono essere per esempio un passamontagna su una scena di un furto, oppure dei guanti o ancora una camicia. E nel caso invece in particolare della piccola Cristina, qui avremo a che fare anche con un substrato invece biologicamente importante come è appunto la cute dell'epidermide della bambina. E quindi in questo caso noi otterremmo da un'analisi di estrazione del DNA con molta probabilità il profilo della vittima e non quello dell'eventuale aggressore che avrebbe rilasciato delle cellule a sua volta. Quindi anche in questo caso non sarebbe possibile. Un'altra cosa, dottoressa, sul luogo dove è stata uccisa la piccola Cristina è stata trovata una pietra acuminata e macchiata del sangue di Cristina. Ecco, è supponibile che chi l'ha uccisa abbia toccata quella pietra. Ecco, sarebbe possibile rilevare le impronte da quella pietra? Dunque, questo dipende dalla superficie della pietra. Se noi avessimo avuto a che fare con una superficie di una pietra come per esempio un fermacarte, che poteva essere una pietra liscia, levigata, omogenea, sarebbe potuto essere possibile fare un certo tipo di analisi. Con una pietra invece con una superficie altamente irregolare, porosa o anche ricca di polvere, purtroppo quello che si può ottenere sono solo dei frammenti di impronta che però non possono essere utilizzati a scopo identificativo. Quindi anche da questo punto di vista purtroppo, attualmente non si potrebbe ottenere null'altro, nulla di più di quanto non si è ottenuto allora. Grazie, dottoressa Caglià. Per gli inquirenti
quella mano assassina che ha stretto il collo di Cristina, che ha toccato probabilmente quella pietra insanguinata, è di Michele Perruzza. All'epoca dei fatti, Michele Perruzza ha 40 anni. Le sue radici profonde sono lì, in quell'angolo ruvido di Abruzzo, dove aveva scelto di tornare dopo aver vissuto la fatica dell'emigrante in Australia. Era un gran lavoratore Michele Perruzza. Contadino per consuetudine antica, lavorava anche a Roma come muratore. Era un tipo aspro, schivo, riservato. Michele aveva sposato la sorella del papà della piccola Cristina, Maria Giuseppa Capocitti. L'aveva sposata per procura mentre era emigrante in Australia. Avevano avuto 3 figli. Mauro, che all'epoca dei fatti aveva 13 anni, era il secondo genito. Lei se lo ricorda? Che cosa ha raccontato Mauro agli inquirenti? Sì, lui ha raccontato che sono stato io, non è stato più lui. Però io non sono stato. Ma lei non se lo ricorda? Vuole che glielo sintetizzi io? Non mi ricordo quello che ho fatto. Ecco, e allora glielo sintetizzo io. Io capisco che le costa anche ricordarlo. Mauro dice agli inquirenti di aver visto lei, Perruzza, che si allontanava con Cristina verso le 20:30. Lui, insospettito, vi ha seguiti e poi ha visto che lei tentava di abusare della bambina. Mauro dice che Cristina ha gridato. Lei l'ha colpita con una pietra, l'ha soffocata e l'ha strozzata. Questa è proprio falsità. Abbiamo detto che in quella notte di misteri nasce il mostro di Balzorano, ma nel giro di pochi tramonti nasce anche il giallo di Balzorano, perché c'è un ulteriore sconvolgente colpo di scena. Maria Giuseppa Capocitti, la moglie di Michele Perruzza, ritratta e dice: guarda, Michele è innocente, lui non ha fatto niente, state sempre con me, non si è mosso un minuto. È impossibile. Stia zitta lei, non si rende conto di quello che dice. Quello è un rospo, è qua, è là, tutte parole. Vabbè, io non ci capivo niente, io dicevo non è vero, e loro niente. Interviene uno e fa, dice, no, me la lasci un po' a me, mo la faccio ragionare io. Per complicità lei si becca 4 anni di galera, non c'è speranza. Io dicevo, ma come faccio a dire una cosa che non è vera? Ma lei non si rende conto. Allora che le sto dicendo? E insomma, dice, sono passati 10 minuti, che ne sono passate altre 10. Ma io non volevo dire quelle cose. Maria Giuseppa lascia intendere di essere stata quasi costretta a accusare il marito. In sostanza, messa di fronte all'alternativa se salvare il figlio o il marito, Maria Giuseppa nell'immediato, per proteggere il figlio, aveva accusato il marito. Ma poi ritratta l'accusa a danno del marito e da allora lo difenderà sempre, a oltranza, senza mai però accusare il figlio. Maria Giuseppa Capocitti è una figura tragica, è una figura da tragedia greca. È una donna travolta da un dramma che ha spezzato tutti i rami dell'albero della sua vita. Lei è la sorella del papà di Cristina, della bimba uccisa. Ha avuto in sorte di essere la moglie e la madre di 2 uomini coinvolti nell'omicidio di una bambina di 7 anni. A causa di questa tragedia, come vedremo, questa donna ha perso il marito, ha perso il figlio ed è stata anche cancellata dalla sua famiglia di origine, i Capocitti. È una donna che certamente ha infinitamente sofferto, anche se è lei l'anima profonda del mistero. E la stessa Maria Giuseppa, che subito dopo l'arresto del marito affida l'incarico di difendere Michele Perruzza agli avvocati Carlo e Mario Maccallini. Buonasera, avvocato. Buonasera. Maccallini. Quale linea eravate intenzionati a percorrere per difendere le ragioni dell'innocenza di Michele Perruzza? Beh, la nostra fu una scelta obbligata, una scelta che scaturiva dalla confessione che Mauro aveva reso dinanzi a 2 magistrati e con la quale si era dichiarato responsabile della morte di Cristina. Va anche considerato che nell'immediato la confessione era stata ritenuta, era stata fatta propria anche dagli inquirenti. Senta, avvocato,
La scelta di questa linea di difesa era legata al fatto che Mauro era minorenne e quindi non imputabile? O voi avvocati eravate realmente convinti che Michele Peruzza fosse innocente? Eravamo e siamo convinti dell'innocenza di Michele Peruzza. Le risultanze dei scontri portavano a ritenere, ad individuare in Mauro l'unico responsabile. La terribile accusa di Mauro nei confronti del padre ha convinto però gli inquirenti. Per loro il ragazzo è credibile. Il pubblico ministero dispone allora una perquisizione in casa Peruzza. E la perquisizione porta a un altro clamoroso colpo di scena. Sul tetto sottostante la finestra del bagno di casa Peruzza viene trovata una mutanda macchiata di sangue. Quel sangue, all'esame del DNA, risulterà appartenere alla piccola Cristina. Dunque, chi indossava quelle mutande indubbiamente ha tentato di violentare e ha ucciso Cristina. Quelle mutande, per l'accusa, sono di Michele Peruzza. Se quelle mutande erano le mie, io non ce le buttavo sul tetto. Non ce le buttavo proprio. Io, male che poteva andare, gli dava fuoco, guarda. Se era fatta una cosa del genere. Avvocato Maccalini, sono mutande di questo tipo, vero? Quelle che vengono trovate sul tetto. Ecco. Senta, avvocato, sulla base di quali elementi gli inquirenti hanno attribuito a Michele Peruzza le mutande macchiate del sangue di Cristina? L'attribuzione avvenne in maniera anomala e anche approssimativa, in quanto avvenne attraverso la comparazione tra un paio di slip, tra il paio di slip che era stato rinvenuto sul tetto di casa Peruzza con un paio di slip che era stato rinvenuto nella cella di Michele Peruzza. Però senza tener conto di due circostanze importanti. La prima, che la moglie aveva più volte dichiarato anche agli inquirenti, che gli uomini vestivano sempre gli stessi indumenti intimi. E la seconda, che Mauro, pur essendo tredicenne, era di corporatura robusta e assai simile a quella del padre. Avvocato Maccalini, ancora una cosa. Come difensore lei era presente, vero, nel corso della perquisizione in casa Peruzza? Certo. Al di là dello slip macchiato di sangue, è stata però trovata nel cesto dei panni accanto alla lavatrice una canottiera che Michele Peruzza ha riconosciuto come sua. Su quella canottiera sono stati trovati 8 capelli che all'esame del DNA sono risultati essere di Cristina. E questa per i giudici, avvocato, è stata una prova schiacciante a carico di Michele Peruzza. Ora le chiedo, come si spiega, alla luce della protesta di innocenza di Michele, la presenza di questi capelli sulla canottiera di Michele Peruzza? Guardi, io devo precisare che nel corso della perquisizione alla quale partecipai venne rinvenuta e sequestrata soltanto la canottiera. La perquisizione che venne diretta personalmente dal sostituto procuratore. Soltanto la canottiera cosa vuol dire? Soltanto la canottiera. Lei vuol dire senza i capelli? Non vennero rinvenuti i capelli. La perquisizione che venne diretta personalmente dal sostituto e venne svolta in maniera abbastanza accurata, tanto che non si mancò di far rilevare che la canottiera presentava delle macchie rossastre, durò circa un'ora. Esaurite queste operazioni di repertazione e di sequestro, ci si spostò presso un'altra casa in costruzione di Michele Peruzza a distanza di circa 50 metri, dopo aver chiuso il primo verbale. Io appresi che gli inquirenti erano ritornati nella prima abitazione in mia assenza e sulla canottiera che era già stata esaminata e sulla quale erano state rinvenute solo delle macchie rossastre, sono stati rinvenuti gli 8 capelli. Quindi ci lasci capire, lei vuole sottintendere che quei capelli potrebbero essere stati messi su quella canottiera? Io posso soltanto ribadire che da un verbale sottoscritto da 8 inquirenti... Quei capelli non c'erano? Non c'erano. Va bene. E viene soltanto dato atto che esisteva una canottiera con macchie rossastre. Questo indice che era stata vista con attenzione. Va bene. La ringrazio molto, avvocato Maccalini. La morte tragica, insopportabile, per brutalità, per orrore della piccola Biancaneve, occupa a lungo e con emozione la cronaca. L'Italia tutta sembra raccolta in un grumo di dolore, di orrore in quell'angolo di Abruzzo. Michele Peruzza è in carcere con un marchio di infamia assoluta. È lui il mostro di Balzorano. Innocentisti e colpevolisti si fronteggiano. E ancora una volta ne voglio parlare con De Nicola. De Nicola, Balzorano
Che posizione prende nei confronti di Michele Perruzza? Casecastella si esprime in termini di ostilità nei confronti di Michele, non solo nei suoi confronti, anche nei confronti della moglie. Maria e Michele assassini, così recita una scritta presente ancora oggi nel lavatoio del paese, dove ancora oggi le donne vanno a lavare i panni. E con un aggravante per la donna: Maria, non sporcare quest'acqua con le tue mani piene di sangue. Hanno dato la condanna a Michele, ma hanno dato l'ergastolo anche a Maria Giuseppa Capocitti. Non solo, emergono anche delle voci malevole, fino a quel momento taciute, di una certa predilezione di Michele Perruzza per le adolescenti. In particolare, due ragazzine, una dodicenne e una tredicenne, vanno spontaneamente in procura dopo l'arresto di Michele. Prima non era mai successo. Fino ad allora non l'avevano denunciato. Vanno spontaneamente in procura e raccontano di essere stato oggetto di attenzioni da parte di Michele. La prima dice che Michele le aveva offerto 20.000 lire per fare con lui. La seconda di essere stata trattenuta a forza contro un muro e di essersi riuscita a divincolare solo con la forza. La interrompo, De Nicola. Quanti anni aveva Perruzza? Quando è successo? Michele Perruzza era trentenne. Cioè, non nell'immediato? Non... No, alcuni anni prima, ma non erano state mai denunciate. Tendenze pedofile, diranno i giudici. Tendenze pedofile che poi peseranno nelle varie sentenze a carico di Michele Perruzza. Quindi Perruzza aveva 30 anni e queste ragazze... 12enne e 13enne. Grazie, De Nicola. Quindi, come raccontato da De Nicola, dopo l'arresto di Michele Perruzza vengono a galla questi episodi sgradevoli che certamente contribuiscono a costruire l'immagine del mostro di Balsorano. E a essere certi, incrollabili nel convincimento profondo che a uccidere Cristina fosse stato Michele Perruzza, erano i genitori della piccola Biancaneve. E questo è un dramma nel dramma, perché mai va dimenticato che il padre di Cristina è il fratello della moglie di Michele Perruzza. Un conto è pensare appunto che un estraneo abbia potuto fare una cosa del genere, commettere una cosa del genere, e un conto è un parente, lì per lì magari uno stende a crederlo, però poi i fatti dimostrano il contrario. Il martirio, se vogliamo, di mia figlia debba servire. Questo è colui che ha procurato tutto questo male a mia figlia e alla mia famiglia, a me, mia moglie, mio figlio, deve pagare. È giusto che paghi la maggiore, il massimo della pena, secondo me, è il minimo che gli si possa dare. Ma come, se io l'ho cresciuta quella povera bambinetta, è stata sempre assieme con me, perché io devo fare una cosa del genere a quella povera bambina? Perché? A nessuna bambina, non a nessuna bambina, proprio a nessuna bambina. Che, come dice lui, che sono pedofili, io non sono un pedofilo. L'avvocato Antonio Milo è stato il legale del papà e della mamma della piccola Cristina Capocitti, che si sono costituiti parte civile. Buonasera, avvocato. Buonasera. Avvocato, perché i genitori della piccola Cristina, genitori così dolorosamente colpiti, sin dal primo momento così fermamente hanno creduto nella colpevolezza di Michele Perruzza? Senza ombra di dubbio ritengo che l'elemento principale sia stato proprio l'accusa che la moglie fece nei confronti del marito. Che poi ha ritrattato però, avvocato. Fu ritrattata successivamente. Però quell'elemento iniziale di accusa nei confronti del marito si andò poi arricchendo di altri elementi di prova, soprattutto il rinvenimento di quei famosi capelli cui lei ha fatto riferimento. Su cui ha molto discusso l'avvocato Maccallini. E su cui il collega Maccallini ha rappresentato alcune precisazioni. Devo dire però che il successivo repertamento dei capelli non fu un atto a sorpresa da parte della polizia. In realtà si dette atto nel verbale che il collega si allontanava per motivi di lavoro ad Avezzano e che le operazioni di perquisizione proseguivano. È vero, il verbale è stato chiuso alle 16.15, è stato riaperto nell'altra casa, è stato chiuso e io sono andato via. I due verbali sono stati dichiarati chiusi. Comunque non è che vogliamo rifare il processo, per carità, risulta
non solo nel verbale, ma risulta soprattutto nelle sentenze questa circostanza, non la sto rappresentando io adesso. I capelli furono per i genitori da piccola un ulteriore elemento di riscontro a quell'accusa iniziale della moglie nei confronti del padre, così come poi vi fu, se ben ricordo, un ulteriore elemento di prova che era rappresentato dalla deposizione di una teste, mi sembra di ricordare si chiamasse Rosa Perruzza, che è una testa importante, che riferì di aver visto quella sera Michele rientrare. No, mi permetto di contraddire, perché gli altri processi li conosco anch'io. Non l'ha vista, ha sentito la Perruzza che rientrando a casa diceva la frase Cristina è morta, Cristina è morta. Gli avvocati anche presenti questi sono gli avvocati di Perruzza, però certo, come io da osservatore all'una persona, mi deve scusare, entra a casa e dice Cristina è morta, cioè come dire, siamo andati, insomma, no, dà una notizia. Non a casa ma sull'uscio, mi sembra di ricordare, forse entra sbaglio. Sull'uscio mi scusi avvocato, sì, insomma, ma soggetti dubbi da osservatore vengono. Uno entra sull'uscio di casa, avverte Cristina è morta. Cioè, insomma, questo è un problema quindi di inattendibilità della testimonianza, forse. Però è un po' curioso, insomma, a chi così come osservatore ascolta, fa un po' così stupore l'idea che una persona entri a casa e dica sull'uscio di casa, insomma, come dando una notizia, come se fosse, abbiamo vinto la lotteria. Cristina è morta. Però questa testimonianza è pure stata ritenuta credibile dai giudici. Questa signora Rosa Perruzza, vogliamo anche ricordare che era la madre uno di quelli che era stato in precedenza indagato. Quindi, ripeto, non sono l'avvocato di Perruzza, per correttezza stavo rappresentando quelli che erano stati gli elementi sui quali poi si fondò la convinzione. Però penso che per correttezza per completezza di quella che è il quadro dei fatti, penso che sia doveroso anche aggiungere altri particolari. Mi scusi se l'ho interrotto, avvocato, comunque la ringrazio. E a ciò volevo aggiungere, purtroppo, queste dichiarazioni di queste minori che rappresentano di inclinazioni particolari di Perruzza Michele. Ecco, questi elementi furono quelli sui quali si fondò la convinzione per i genitori di Cristina che purtroppo ad uccidere la bambina fosse stato Perruzza padre. Sì, avvocato mio. Quando muore un bambino, muore sempre un figlio che è anche nostro figlio. Il vero grande dramma è questo. Però quello che ha segnato il percorso di questa storia è che intorno all'omicidio di Cristina si sono verificati una serie di fatti inquietanti. Protagonista di uno di questi eventi è stato il giornalista Gennaro De Stefano. Gennaro De Stefano attualmente è inviato del settimanale Gente, all'epoca era inviato del settimanale Oggi. Buonasera Gennaro De Stefano, buonasera. Ti ringrazio di essere qui con noi. De Stefano, vuoi in sintesi raccontarci cosa è avvenuto? Cosa ti è successo? A me personalmente? Sì. E mentre mi occupavo del caso di Balzorano, una mattina di agosto la polizia mi ha fermato e mi ha trovato della droga in macchina. Poi con l'andare avanti del tempo si è scoperto che la droga l'avevano messa loro. Insomma, spiegaci meglio. Tu ti occupavi, ma se ne occupavano tante persone, non eri solo giornalista che si occupava. Sì, però perché ti hanno messo la droga in macchina? Io avevo, attraverso una serie di inchieste mirate, avevo in realtà scoperto alcune contraddizioni molto profonde nelle indagini. Avevo fatto un sopralluogo televisivo e giornalistico sul posto, avevo pubblicato una serie di memoriali di Michele e avevo cominciato a dar fastidio, questa è la realtà, che poi si è scoperta con le indagini sulla mia vicenda. Per cui un ispettore del commissariato di Avezzano ha pensato bene di tirarmi questo scherzo per farmi finire di occuparmi della vicenda di Balzorano e dare indirettamente una lezione anche agli altri, cioè che su quella inchiesta insomma, non era più il caso di stare ad approfondire. Quindi questo gesto infame che è stato fatto nei tuoi confronti più che un'affermazione, una domanda, non è stato fatto in odio nei tuoi confronti? Ma l'odio è diventato una conseguenza del mio lavoro. Cioè, c'è una sentenza del Tribunale di Avezzano e una serie di atti giudiziari nei quali viene scritto esplicitamente che si è cercato con questo atto di impedirmi il diritto di critica e di cronaca che è tutelato dalla Costituzione. Siccome non avevano altri mezzi per fermarmi, perché non ero disponibile a compromessi o a fare il giornalista a bacchetta, una mattina si sono inventati che io facevo uso di droga
e me l'hanno messa dentro la macchina. E poi, questa è la realtà. Come si è scoperto? Poi ci sono state una serie di indagini, un pregiudicato ha confessato al magistrato di essere stato lui su incarico di un vice ispettore del commissariato di Avezzano, che tra l'altro si era occupato delle indagini su Michele Perruzza, e io sono stato ovviamente assolto, risarcito con una modesta somma per la ingiusta detenzione di 2 mesi di carcere, e il vice ispettore è stato buttato fuori dalla polizia, dico in grazia di Dio, e condannato a circa sette anni di carcere, una parte dei quali ha scontato in carcere, il resto li sta facendo in semilibertà. Beh, questo gesto infame ti poteva distruggere come persona e come professionista. Chi ha più credibilità nella giudiziaria, nella nera, se fa uso di droga o se addirittura viene condannato per spaccio? Quando metti le mani in una vicenda di cronaca sei ricattabile e qualunque poliziotto ti può prendere al suo servizio e tu diventi uno zimbello. In grazia di Dio questo non è successo, io non sono lo zimbello di nessuno, oggi sono l'inviato di un prestigioso settimanale, come lo ero allora, con una figura diversa, ma vengo stimato anche per questo. A tuo avviso qual è il motivo per cui non si voleva che si cercasse la verità allora sul caso Perruzza? Io ho sempre pensato che il caso Perruzza si sia trattato di un incidente, cioè il gioco tra i due ragazzi, la bambina che scivola e il ragazzino che perde la testa. Una volta detto che era stato il minore, il magistrato poi si è dovuto rimangiare la prima affermazione e dire non è vero, è stato il padre, e poi il ragazzo ha fatto il gesto eroico. In realtà la terza volta avrebbe dovuto dare le dimissioni, se si fosse ripresentato di nuovo in televisione a dire ci siamo sbagliati di nuovo, non è il padre ma è il figlio. A quel punto si sono arroccati sulla difesa di un macroscopico errore, e io sono convinto che a quel punto hanno perso anche la buona fede, nel senso filosofico del termine, e hanno deciso che quella verità, cioè la verità storica, non doveva coincidere con la verità processuale. La verità processuale era un'altra, era il padre, era il mostro, e su quella strada dovevano andare fino alla fine. Chiunque si metteva in mezzo doveva pagare, e io mi ci sono trovato in mezzo. Comunque è un'opinione mia, insomma, che sta sulle carte processuali. Che tu affermi e di cui ti assumi la responsabilità. Di cui mi assumo la responsabilità. Ti ringrazio molto, ringrazio per quello che hai fatto, grazie per Michele Perruzza, e grazie anche di essere stato con noi. Complimenti molti, generale Stefano. Il 21 novembre 1990 Michele Perruzza viene rinviato a giudizio per aver ucciso, dopo un tentativo di violenza, la nipotina Cristina Capocitti. Per l'accusa ci sono a suo carico gravissimi elementi di colpevolezza. Su tutti grava l'accusa del figlio Mauro. Il ragazzo nel frattempo, per disposizione della procura, era stato allontanato anche dalla madre e dato in affido a una famiglia, nonché seguito da un assistente sociale. Il processo in corte di assise si celebra in tempi strettissimi, a distanza di soli 4 mesi e mezzo dal delitto. Ma i colpi di scena in questo giallo non sono destinati a finire, perché prima del processo si verifica un evento sorprendente. La moglie di Michele Perruzza, che aveva in precedenza conferito l'incarico difensivo agli avvocati Carlo e Mario Maccallini, affida a sorpresa la difesa del marito anche all'avvocato Leonardo Cascere. Va precisato però che l'avvocato Leonardo Cascere in precedenza aveva difeso Mauro Perruzza nel procedimento parallelo aperto dal Tribunale dei Minori dell'Aquila, quando Mauro si era autoaccusato del delitto e quindi era indagato per lo stesso reato del padre. L'avvocato Cascere era stato così abile da fare archiviare il procedimento a carico di Mauro, senza che prima fosse dimostrata l'innocenza del ragazzo sull'omicidio di Cristina. Gli avvocati Maccallini a quel punto rinunziano all'incarico. Avvocato Maccallini, perché lei, suo padre e lei rinunziate al mandato di difendere Michele Perruzza? Come lei ha ricordato, l'avvocato Cascere era stato difensore di Mauro Perruzza nel processo parallelo che vedeva Mauro Perruzza indagato dello stesso reato attribuito al padre. Quindi noi ci trovavamo nella condizione che non potevamo condividere la difesa con un collega che era stato il difensore di colui che ritenevamo fosse il responsabile del fatto, anche perché sapevamo che in questo modo il collega non avrebbe potuto coltivare la nostra tesi
e Michele Perruzza avrebbe visto molto limitata la propria difesa. Cioè la vostra tesi che era, se vuole ripeterlo? Che Mauro Perruzza era il responsabile della morte di Cristina Cavoccetti. Ecco, avvocato Macallini, qual era la linea difensiva che voleva percorrere, che voleva portare avanti per Michele Perruzza l'avvocato Leonardo Cascella? Da quello che ho preso dalla stampa parlava di una terza via, ossia faceva riferimento alla possibilità che potesse essere un terzo estraneo alla famiglia Perruzza il responsabile, tesi che effettivamente dalla mia conoscenza delle carte processuali non aveva alcun riscontro. Quindi una terza via. Una terza via. Naturalmente è pensabile che la signora Perruzza abbia scelto l'avvocato Cascere perché avendo anzitutto aveva difeso con successo il figlio e poi avendo la possibilità, prospettata la possibilità che fosse salvato il marito e il figlio, e lei si è affidata a un avvocato che indubbiamente lei prospettava questa possibilità di difesa, non credo. Lo ha detto lei e mi sembra di poterlo condividere. Il 15 marzo del 1991 la Corte d'Assise dell'Aquila condanna all'ergastolo Michele Perruzza. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise dell'Aquila, visti gli articoli 533, 535, 536, 539 codice procedura penale e 72 codice penale, dichiara Perruzza Michele colpevole dei delitti ascritti. Glielo condanno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno. Silenzio! L'Aula applaude il verdetto. Ma Casa Castella come reagisce all'ergastolo di Michele Perruzza? Di Nicola, raccontacelo tu. A quell'applauso in aula fanno eco i fuochi d'artificio a Casa Castella. Festa per un ergastolo, titoleranno i giornali il giorno dopo. È stata data un'interpretazione che ci si è voluti liberare, quasi ad esorcizzare il mostro di Balzorano. Quindi Casa Castella festeggia l'esito doloroso di una tragedia. Ma la cenere dei fuochi di artificio scende sul dramma di un intero nucleo familiare. Cristina è morta. Mauro, che di quel delitto accusa il padre, ha voltato le spalle ai genitori ed è stato adottato da una famiglia benestante. Dall'ergastolo, Michele Perruzza continua a gridare la sua innocenza. Mauro, a te voglio una cosa. Voglio che ci dici la verità, specialmente a queste persone qua, che io sto piangendo dentro queste cose per uscirne fuori, per trovare la mia verità, ma non la trovo. Invece tu sai veramente la verità. Dove sta? A fianco di Michele continua però a lottare la moglie, questa figura tragica di donna, nei fatti depositaria della verità. Per il processo di appello, Maria Giuseppa Capoccitti imprime ancora una svolta alla difesa del marito. Revoca il mandato all'avvocato Cascere e affida l'incarico agli avvocati Attilio Cecchini e Antonio De Vita. Buonasera, avvocato Cecchini. Buonasera. Avvocato Cecchini, quali sono stati i punti sui quali voi avete fondato le ragioni della difesa di Michele Perruzza? Quando io ed Antonio De Vita assumemmo l'incarico, ci rendemmo conto che Michele Perruzza non era l'assassino di Cristina Cavoccetti. Ci convincemmo della sua innocenza e notammo, scorrendo la istruttoria dibattimentale di primo grado, che il processo era del tutto lacunoso e che la sentenza appariva fragile ed assolutamente attaccabile. Noi notammo che non si era puntato sulla sostanza del processo, vale a dire sulle responsabilità di Mauro Perruzza. Adesso cerchiamo di schematizzare. Su quali alimenti voi avete fondato la difesa di Michele Perruzza? Cioè, schematizziamoli. Che andava recuperata la confessione di Mauro Perruzza, il quale aveva detto la verità quando confessò di avere soffocata la piccola svenuta che era caduta sul macigno e si era spaccata la fronte, in corrispondenza della sella del macigno. Quindi la ferita riportata dalla piccola Cristina corrispondeva perfettamente, era speculare all'incavo del famoso macigno. Quindi la nostra tesi era che la bambina
era caduta rincorsa dal cuginetto e aveva battuto la fronte sul sasso. Era svenuta ed era stata successivamente soffocata dal cugino Mauro, terrorizzato all'idea che delle conseguenze che sarebbero scaturite da questa sua iniziativa. Però mi sembra, e se posso magari indurre il ricordo, che voi avete difensori, avete anche molto puntato sulle contraddizioni di Mauro, cioè sul fatto che Mauro avesse detto di avere visto, diciamo, il padre uccidere la bambina prima da un posto, poi dall'altro. Il problema della critica al teste Peruzza nasce dopo l'audizione. Quando il minore, assolutamente in maniera inattesa, imprevista ed imprevedibile, accusò il padre, quindi dando vita ad una ennesima versione dei fatti, noi ci troviamo nella necessità di confrontarci con questa serie di versioni, con questa serie di falsità, per cui in sede di discussione noi concentrammo il processo anche su questo specifico punto. Sì. La ringrazio molto, Avvocato Cecchini. Quindi, in sostanza, riassumendo, ecco, nel processo di appello, l'avvocato Cecchini De Vita, l'avvocato De Vita che poi ascolteremo, l'avvocato Macallini che era parte integrante, diciamo, della appunto difesa di Michele Peruzza in appello, anche in appello, allora si sono battuti per mostrare le contraddizioni di Mauro, che è stato il testimone chiave del processo, massimamente su quanto da lui sostenuto a proposito del luogo dal quale avrebbe visto il papà Michele che tentava di violentare e uccideva Cristina. Perché Mauro in un primo tempo ha raccontato di aver assistito alla scena del delitto acquattato dietro dei cespugli nei pressi del muretto di contenimento. In un secondo momento ha detto di aver visto la scena nascosto dietro una cabina dell'Enel. Successivamente ha raccontato di aver assistito inorridito al delitto dal solaio del capanno della porcilaia. Comunque, malgrado il cambio di strategia difensiva e l'impegno appassionato degli avvocati, anche il processo di appello si chiude nel gennaio del 1992 con la conferma all'ergastolo di Michele Peruzza. Presidente della Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila era Bruno Tarquini, divenuto successivamente procuratore generale dell'Aquila. Il presidente Tarquini, con grande cortesia, ha accettato di commentare con me la sentenza. E ho chiesto al presidente se ha firmato senza il tormento del dubbio la sentenza di condanna all'ergastolo per Michele Peruzza, ritenendolo sicuramente colpevole. Non c'è dubbio, perché altrimenti non avremmo emesso questa sentenza. Non sarei stato io relatore a scriverla. Se le posso dire, questo segreto, c'è stata piena unanimità nella Camera di Consiglio. Ho ricordato al presidente Tarquini che elemento fondante dell'accusa di colpevolezza per Michele Peruzza sono state le dichiarazioni accusatorie di Mauro, che dopo essersi appunto autoincolpato del delitto ha accusato il padre, fornendo però 17 versioni diverse, 10 delle quali ufficiali. Allora ho chiesto al presidente Tarquini se di fronte a tante contraddizioni gli fosse mai venuto il dubbio che Mauro potesse mentire. Tanto è vero che c'era il dubbio, che noi lo abbiamo convocato nel giudizio di secondo grado. Nel giudizio di secondo grado noi abbiamo cercato di accogliere tutte le richieste della difesa, e tra queste anche il risentire da capo questo giovane, il quale davanti a noi rese una dichiarazione che io ho descritto minutamente nella sentenza, seria, pacata, come di un ragazzo che fosse consapevole di quello che diceva. Quello che era successo prima era dovuto al fatto, secondo la Corte d'Assise d'Appello, che questo giovane era stato un poco disorientato dalla volontà manifestata dai genitori di addossarsi la colpa in quanto non imputabile, non avendo ancora raggiunto i 14 anni. Il che avrebbe messo al sicuro il padre da ogni responsabilità e il figlio dalla non imputabilità. Dunque,
Per i giudici della Corte di Assise di Appello dell'Aquila e successivamente per la Corte di Cassazione, che presieduta da Corrado Carnevale confermerà l'ergastolo, Michele Perruzza è il mostro di Balzorano. Ma la storia di questo tormentato iter processuale non si chiude qui, massimamente perché gli avvocati Cecchini, De Vita e Maccallini, che va detto hanno sempre operato gratuitamente, considerandola una battaglia di civiltà, si sono agganciati all'ultima possibilità che consentisse di tenere aperto il caso. Buonasera avvocato De Vita. Ecco, chiedo a lei avvocato De Vita, dal momento che oramai la sentenza di condanna all'ergastolo per Michele Perruzza era definitiva, di quale ultima possibilità voi avvocati vi siete serviti per cercare di dimostrare l'innocenza di Michele Perruzza? Perché successivamente agli eventi sul capo dei coniugi Perruzza è venuta a pendere un'imputazione di accusa di calunnia nei confronti del figlio. Questa perché avrebbero spinto il figlio ad autoaccusarsi in luogo del padre dell'omicidio. Questo naturalmente è un reato che va perseguito e conseguentemente venne instaurato un processo, ma questo processo tendevano i giudici e gli inquirenti ad archiviarlo, a metterlo in secondo piano. Invece, poiché se si fosse dimostrato che quando Mauro si era autoaccusato aveva detto la verità e non era stato indotto ad autoaccusarsi, automaticamente cadeva l'accusa di assassinio nei confronti di Michele Perruzza. Quindi insistemmo e facemmo di tutto perché questo processo fosse celebrato. Nel giugno del 1997, sotto la guida del presidente Bonavitacola, si apre quindi a Sulmona un nuovo processo che vede sul banco degli imputati Michele Perruzza e la moglie Maria Giuseppa Capoccitti, accusati di aver indotto il figlio Mauro a incolparsi dell'omicidio di Cristina per salvare il padre. Mauro, infatti, essendo minorenne, non sarebbe stato imputabile. Ma accade questo, che questo processo, che doveva essere un procedimento secondario, un processo cosiddetto satellite, ha un effetto esplosivo. Infatti il Tribunale di Sulmona dispone ulteriori indagini e da queste indagini emergono una serie di elementi di prova che portano a indicare l'innocenza di Michele Perruzza. Avvocato De Vita, quali sono le indagini che dispone il Tribunale di Sulmona? Come prima è stato ricordato, a un certo punto, a sorpresa, alle 11:30 di un'udienza in periodo invernale, la Corte d'Assise d'Appello di L'Aquila ci fa a tutti quanti: signori, andiamo a Balzorano. Oibò, andiamo a Balzorano. Piccolo particolare, sera d'inverno. Andiamo a Balzorano per che cosa, avvocato? Lei ci sta confondendo le... L'aveva detto il presidente Tarquini poc'anzi, per fare la ricognizione sul luogo per vedere se corrispondevano le dichiarazioni di Mauro alla situazione obiettiva dei luoghi. Questo nel processo di appello? Processo appello, ecco, abbiamo detto, all'Aquila. Benissimo. Andiamo lì e con una certa meraviglia, perché noi lo chiedevamo da molto tempo questo fatto, ma fare una ricognizione di luoghi in inverno, in pieno giorno e per giunta sotto la neve, tant'è vero che iniziò a cadere la neve, a prescindere da ogni osservazione critica che adesso, come diceva giustamente Cecchini poc'anzi, non è il luogo fare qui, era a nostro avviso un pochettino ultronea. Cioè, erano condizioni assolutamente difformi da quelle di quando Cristina è stata uccisa. Le condizioni di tempo, di luogo, ecco, e d'azione erano completamente... Perfetto. Quindi quando a Sulmona si fece il processo, perché era essenziale questo problema, riavanzammo tutte quante le richieste. Cioè la richiesta di fare questa prova della visibilità. Fra le altre. Ecco. La prova della visibilità. Ecco, parliamo di questa prova della visibilità. Il presidente, giustamente, ritenne che questo controllo dell'ultima versione che era stata fornita da Mauro fosse necessario. Devo dire che, grazie al Padre Eterno, le condizioni meteo, come si dice, nonché astronomiche, a distanza di 8 anni dal fatto, coincidevano con le stesse situazioni meteo ed astronomiche del giorno del delitto, che è un evento abbastanza raro nei processi. Quindi noi andammo a fare questa osservazione lo stesso giorno, alla stessa ora,
con un'equipe di periti, di esperti, nominata dal Tribunale di Sulmona, nella persona del generale dell'aeronautica Giacobello e del maresciallo di aeronautica Sfascia. Ecco, allora, quali risultati ha portato questa? Questa osservazione fatta diede la assoluta prova che in quelle condizioni di luogo e d'azione non si poteva vedere nulla. Quindi alle 20.30, fra le 20.30 e le 20.45, dal momento topico in poi, Cristina è la visibilità uccisa, era zero. Ecco, quindi nella ripetizione del fatto che venne rimimato nel momento, non si riuscivano a vedere i gesti compiuti dagli attori che mimavano l'evento. Grazie, avvocato De Vita. Però sentiamo sul punto che cosa ha sostenuto Mauro Perruzza. Lei ha visto l'omicidio a una distanza di circa 50 metri, però era buio. Se io dico che ho visto, vuol dire che si vedeva. Lo guardi quest'uomo un attimo, a quest'uomo. Lei ha mai detto in faccia, ti ho visto massacrare Cristina? No. Glielo dica adesso in faccia. Ti ho visto massacrare Cristina. Vabbè. Contento? Grazie Presidente. Contento tutti. No, sì. Contento lei. Non ci voglio parlare, non lo voglio vedere, non voglio sentire la sua puzza, non lo voglio più vedere, punto e basta. Questo confronto fra padre e figlio nell'aula del Tribunale di Sulmona è una delle pagine più drammatiche dell'intera vicenda Perruzza. E appunto, come ha ricordato, ha ben descritto l'avvocato De Vita, in questa prova della visibilità che è stata diciamo disposta dal Tribunale di Sulmona, si è appunto dedotto che Mauro, in quelle condizioni di luce, nella notte del delitto, di luce, di tempo, di luogo, non poteva vedere assolutamente nulla. Però ho chiesto al presidente Tarquini quale validità effettiva potesse avere una perizia di visibilità, quella perizia di visibilità che lui aveva fatto effettuare come presidente della Corte d'Appello, nella condizione diversa nella quale lui come presidente l'aveva fatta, l'aveva disposta, cioè un pieno giorno con la neve e l'inverno. E vediamo il presidente Tarquini cosa ha risposto. A che scopo era stata fatta quella richiesta? A scopo di accertare la luce? No. Perché non sarei stato così cretino da fare allora un sopralluogo d'inverno con la neve che nevicava in pieno giorno per accertare la visibilità di una sera di estate alle 8:30, 8:15 quando era quasi buio. La perizia fu richiesta soltanto per accertare se dal tetto della porcinaia si poteva vedere il muretto sul quale stava succedendo quello che stava succedendo. Solo per questo. Mauro non doveva riconoscere nessuno, sapeva chi erano quelle due persone che stavano là, sapeva che era la bambina, la cuginetta, e sapeva che era il padre. Quindi non doveva riconoscere, non doveva rispondere alla domanda chi hai visto là, doveva rispondere alla domanda che cosa stanno facendo quelle persone. Ma non poteva vederlo cosa stessero facendo. E si è visto dopo quello che avevano fatto. Ma lui l'ha detto prima, cioè cosa stessero facendo Mauro, che l'ha descritto quando ancora la perizia autoptica, il medico legale, non era stata resa nota. Questa domanda non la deve fare a me, la deve fare ai magistrati della Corte d'Appello di Campobasso. Avvocato De Vita, ha risposto su questo il presidente Tarquini. Io a lei appunto io la invito invece a raccontarci qual è stata l'altra perizia fondamentale che è stata disposta dal Tribunale di Sulmona. Chiarito che non sono d'accordo con quanto il Presidente Tarquini ha detto, ma forse è fisiologico, quindi avete non voglio entrare. Lei fa l'avvocato. Per correttezza non entriamo in polemica. Non deve. L'altra perizia che venne disposta era la perizia sulla possibilità di indagare altre tracce che erano state trovate sulle famose mutande o sugli slip, ovvero sia tracce di urina, di feci, di sudore. I residui organici, insomma. Residui organici. Benissimo. All'epoca dei fatti non era possibile fare alcuni tipi di ricerche perché la scienza del DNA era molto moderna, era molto agli inizi, però fece passi da gigante. E quindi fu possibile arrivare a ipotizzare che si potesse
ricorrere a un sistema particolare, che è il DNA mitocondriale. Questa ricerca sul DNA mitocondriale avrebbe consentito di dire se quei residui organici appartenevano a Michele Perruzza. Quindi? I numeri che venivano fuori dal DNA mitocondriale non corrispondevano ai numeri di Michele Perruzza. Quindi quelle mutande, tecnicamente, fisiologicamente, alla luce di questa perizia, non corrispondevano a Michele Perruzza. Quindi? Però risultavano 8 punti di contaminazione biologica. Ecco. Quegli 8 punti di contaminazione biologica indagati hanno dato una risposta. Per cui il DNA mitocondriale di Mauro Perruzza corrispondeva a quello che i periti avevano detto essere il DNA mitocondriale appartenente agli 8 punti che loro avevano indagato, diversi su quelle mutande. Grazie. Con buona pace di chi grazie. Pensa al contrario. Adesso sentiamo invece come si è espresso il presidente Tarquini a proposito della possibilità che questa prova del DNA mitocondriale sui residui organici presenti sulle mutande potesse in qualche modo scagionare Michele Perruzza dalla terribile accusa di essere l'assassino di Cristina Capuccitti. Rispetto a quella che era stata fatta prima durante il processo di Corte d'Assise d'Appello, mi pare anzi che era stata fatta già prima pure, no, soltanto in appello, hanno ritenuto che fra i risultati delle due perizie non ci fosse quella caratteristica di novità che potesse consentire e giustificare una revisione del processo. Questa prova è una prova nuova, perché non era stata effettuata, perché non c'era ancora. Questo DNA mitocondriale è stato fatto, eseguito. Non è una prova nuova. Sì, Presidente. No, è una prova, diciamo, se vogliamo dirla, che consente una diversa valutazione di quanto aveva affermato la Corte d'Assise d'Appello. Ma non è il fatto nuovo che la legge richiede per la revisione del processo. Avvocato Milo, nella sentenza di Sulmona la perizia sulla visibilità, ma soprattutto questa perizia sul DNA mitocondriale, è stata ritenuta prova granitica e inattaccabile anche dal pubblico ministero Aura Scarsella, che pur essendo la pubblica accusa ha chiesto l'assoluzione di Michele Perruzza. Ecco, anche di fronte a questi elementi di prova, è la famiglia della piccola Cristina, lei come avvocato di parte civile, ha conservato le stesse certezze sulla colpevolezza di Michele Perruzza? Quasi 50 giudici si sono interessati di questo caso e alla fine la decisione è stata sempre la stessa. Aggiungo che sarei disposto a rivedere le mie opinioni solo quando mi si dimostrasse, e questo è compito della difesa, che quei famosi 8 capelli strappati da Cristina quando era ancora in vita sono stati messi da qualcun altro su quella canottiera. E questa è la prova, a mio avviso, più forte, che mi ha sempre convinto della colpevolezza di Perruzza padre. Quindi lei, come questo è quello che avvocato io di parte penso, civile, e la famiglia restano convinti della colpevolezza di Michele Perruzza. Sì. Però a proposito, grazie molto avvocato Milo. Nel marzo del 1998 il tribunale di Sulmona assolve Michele Perruzza e la moglie Maria Giuseppa Capuccitti dall'accusa di aver indotto il figlio ad autoaccusarsi dell'omicidio di Cristina. Ma Michele Perruzza resta in carcere. Alla luce di questa sentenza, però, gli avvocati di Michele Perruzza si battono a più riprese per ottenere la revisione del processo. È una delusione. La richiesta di revisione è stata rigettata dalla Corte d'Appello di Campobasso e successivamente dalla Corte di Cassazione. E chiedo all'avvocato Cecchini se vuole dire a noi con quale motivazione è stata ritenuta inammissibile la revisione del processo di revisione per Michele Perruzza. La Corte di Appello di Campobasso ha esaminato la nostra istanza di revisione, che puntava su due argomenti. Primo, la perizia ambientale eseguita a Sulmona escludeva nel modo più assoluto che Mauro Perruzza potesse avere assistito alla scena dello strangolamento di Cristina da parte del padre. La seconda perizia aveva escluso in maniera assolutamente categorica
che lo slip insanguinato fosse stato indossato da Michele Perruzzi. Questo l'abbiamo detto. È risultato che lo slip insanguinato era stato invece indossato dal figlio Mauro. Ecco, ma perché è stata respinta la revisione? Ecco, questa è la domanda. La revisione è stata respinta con una ordinanza estiva dalla Corte di Appello di Campobasso, con una argomentazione di non incisività delle prove nuove da noi addotte, nel senso che esse sono state ritenute non sufficienti ad ingrinare il quadro probatorio. Ringrazio molto Avvocato Cecchini, però comunque era importante sentire anche su questo punto l'opinione del Presidente Bruno Tarquini. Non sono state ritenute prove sufficienti per identificare quel requisito essenziale che deve essere rispettato per addivenire alla revisione del processo. Abbiamo chiesto anche al giudice Oreste Bonavitacola, presidente del Tribunale di Sulmona, che ha assolto Michele Perruzza e la moglie dall'accusa di aver indotto il figlio Mauro a autoaccusarsi del delitto per salvare il padre, quali conclusioni si potremmo trarre da questa sentenza per quanto riguardava la responsabilità di Michele Perruzza nell'omicidio di Cristina Capoccitti. Io ritengo che una volta che l'impianto probatorio, così come costruito dalla Corte d'Assise d'Appello, subì per effetto della sentenza di Sulmona questo cedimento notevole, e indubbiamente veniva messa seriamente in dubbio la colpevolezza di Michele Perruzza. Quindi occorreva fare qualcosa per verificare, alla luce di questi elementi, con gli approfondimenti necessari, con i completamenti necessari, fare qualcosa, e l'unica via era quella del processo di revisione, fare qualcosa per completare questa indagine e stabilire definitivamente se ci fosse una responsabilità, come accertata, di Michele Perruzza, o se invece la responsabilità dell'omicidio potesse ricollegarsi ad altra persona facilmente individuabile. Ho commentato con il presidente Bonavitacola il fatto che la Procura Generale dell'Aquila ha sollevato nei suoi confronti una severa eccezione, quella di aver in sostanza indebitamente fatto il processo a un processo già chiuso. Dico subito che le censure mosse dalla Procura Generale dell'Aquila non sono meritate. Il Tribunale di Sulmona doveva svolgere la sua indagine con ampiezza di poteri, quindi questo accertamento ampio, esteso, era consentito, non andava oltre i limiti dei poteri della giurisdizione del Tribunale. Abbiamo chiesto infine al Presidente Bonavitacola se a suo avviso sarebbe giusto che fosse accolta la richiesta di revisione del processo di Michele Perruzza. Io ero propenso alla revisione, anzi, devo dire la verità, pensavo che alla revisione si sarebbe arrivati piuttosto facilmente, agevolmente, e fu una sorpresa per me vedere invece quella pronuncia che chiudeva definitivamente la storia di Michele Perruzza con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revisione. Ho chiesto a Michele Perruzza qual è il suo stato d'animo nei confronti di suo figlio Mauro, che l'ha accusato di un delitto così orribile. Ma lei, signora, crede che Mauro viene a raccontare veramente la verità? Sarebbe contento io. Ma Mauro non viene mai a raccontare la verità. Ecco, ma se Mauro la raccontasse questa verità, lei lo perdonerebbe, Mauro? Aspetta, qui ci sta una cosa. Io perdono Mauro se è stato costretto a dire queste cose. Allora perdono Mauro. Ma se non è stato costretto, Mauro, io non lo perdono mai. Mi dispiace, però voglio la verità. Se è stato costretto a dire queste cose come ha fatto la madre, lo perdono. Ma se non è stato costretto, non lo perdono mai, Mauro. Mai, mai, poi mai. Il 23 gennaio 2003, un'ambulanza chiamata dal carcere di Rebibbia taglia a sirene spiegate il silenzio della notte romana. C'è un detenuto colpito da infarto che sta saldando il conto con la vita. È sconosciuto all'infermiere che lo assiste. Nel soffio dell'ultima voce mormora: dite a tutti che non sono stato io, era Michele Perruzza. Noi vorremmo che sulla tua tomba
fosse semplicemente scritto Michele Perruzza, ergastolano innocente. Tu sei un simbolo, Michele. Tu sei il simbolo di una giustizia ingiusta. Addio, Michele. Riposa fra i tuoi olivi che fanno, come dice il poeta, di santità pallidi e clivi. Addio, Michele. Questa storia che abbiamo deciso di ripercorrere ha una prima indimenticabile vittima, la piccola Cristina Capocitti, alla quale è stato tolto il diritto di conoscere la gioia e la fatica di vivere. L'abbiamo ripercorsa anche per rispettare la memoria di Michele Perruzza, che anche all'atto del congedo, nel momento della verità, ha riaffermato la sua innocenza. Michele Perruzza è morto col peso di una condanna che lo riconosceva colpevole. Ma ragionevoli motivi di dubbio hanno certamente accompagnato il percorso tormentato di questa vicenda giudiziaria. Gli avvocati, come hanno detto, sono decisi a continuare la loro battaglia anche ora che Michele Perruzza non c'è più. È troppo tardi? Per certi versi lo è, ma la giustizia non deve conoscere le frontiere del tempo. Michele Perruzza è tornato a casa Castella. Ma quel paese che ha festeggiato la sua condanna con l'allegria dei fuochi d'artificio lo ha accompagnato nell'ultimo viaggio. Forse è solo pietà, forse è la soluzione della sua terra per quella colpa che Michele Perruzza ha sempre disperatamente negata. L'ombra su questo giallo si ferma qui, senza però dimenticare che la dignità del dubbio va preferita sempre al tormento di un errore.